minuti, oggi è giovedì 22 giugno 2023. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.24. La luna sorge all'1.42 e cala alle 14.19. Oggi si celebra San Tommaso Moro. Il nome Tommaso ha origine aramaica e significa gemello. Il suo numero fortunato è il 2, il colore è il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo il rame. L'origano è una delle spezie più usate nella cucina mediterranea e il suo olio essenziale è anche uno tra i più potenti antisettici naturali. Ma pensate, è anche ottimo per repellere le formiche. Basterà infatti cospargerlo nelle aree infestate e ricordarsi di sostituirlo spesso per tenerle lontane. Anche se forse è meglio lasciare che l'origano si concentri sulla sua vera vocazione, rendere le nostre pizze ancora più gustose e trovare altri metodi per combattere questi invasori indesiderati. Sono 51 le candeline per Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell'ultimo re d'Italia Umberto II, grazie a diverse partecipazioni in TV è diventato un volto noto sul piccolo schermo. Ha vinto l'edizione 2009 di Ballando con le Stelle e ha partecipato all'Isola dei Famosi e Notti sul Ghiaccio. Tra l'altro in questi giorni ha comunicato l'intenzione di abdicare in favore della figlia Vittoria di Savoia. Beh, che dire, prendiamo atto a pochi giorni dalla festa della Repubblica Italiana. Festeggia 63 anni la cantante Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Maria Coletti. Dopo gli inizi con la musica punk rock come frontwoman delle Candegina Gang e la dance pop, è diventata simbolo del femminismo per il brano Siamo Donne, presentato nel 1991 al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno. Infine oggi compie 74 anni l'attrice americana Meryl Streep. Comincia la carriera col teatro, esibendosi sui palcoscenici di Broadway. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1977. Candidata 21 volte al premio Oscar, si è portata a casa 3 statuette con i film Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady. Si introduceva una moneta e si girava una manopola per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare. I primi fonografi a moneta furono messi in commercio il 22 giugno del 1927 dalla AMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti a gettoni. Erano in legno e contenevano 12 dischi a 78 giri. I caschi di banane che acquistiamo al supermercato spesso sono ancora un po' acerbi. Il segreto per farle maturare più velocemente è l'etilene. Questo gas, prodotto da alcune varietà di frutta come le mele e i kiwi, stimola la maturazione delle banane. Quindi, se avete bisogno di far maturare le vostre banane velocemente, mettetele di fianco a una mela o un kiwi e vedrete che in pochi giorni saranno pronte per essere consumate. Preparatevi ad ascoltare i preziosi consigli del nostro Marco Amato. Oggi è il primo giorno di primavera vera e propria ed ecco che la Luna, congiungendosi a Venere e Marte, comincia a stuzzicare i sensi di mezzo zodiaco. Vediamo come. Ariete, trigono di Luna, Venere e Marte e finalmente ci si dedica all'amore, alla passione, a quella forza vitale che avete nell'esprimere i sentimenti. Bentornati Ariete. Toro, oggi Luna, Venere e Marte sono in quadratura. Occorre per voi Toro rivedere le posizioni in amore e soprattutto parlare chiaramente con il partner di che tipo di progettualità potete sostenere. Gemelli, la giornata di oggi è fantastica. Il vostro Mercurio, il vostro baluardo comunica in solido sostile con Luna, Venere e Marte. Potete tutto in amore. Brillanti, capaci, affascinanti, eccezionali come sempre. Bene, anche per voi inizia un periodo attivo e pieno di sorprese. Cancro. Giornata oggi che vede voi protagonisti dello zodiaco assieme al Leone, lui con la sua compagine planetaria, voi con un sole che annuncia l'estate. Ed ecco la vostra stagione, da usare bene soprattutto perché non vi consigliano le stelle di dare retta alle retrogradazioni di Plutone e Saturno e di farvi sentire un po' sbagliati per tutta una serie di sentimenti che avete provato. Tentate semplicemente di fare ordine. Leone, splendido cielo per voi. Luna, Venere e Marte nei vostri gradi che parlano di focosa passione, di un bell'incontro, di una buona notizia che arriva, di una gioia in famiglia e perché no una stupenda notizia che potrebbe cambiare un po' tutto. Vergine,
Il sostegno del sole si fa sentire, riattivatevi, energizzatevi e soprattutto fate un gioco di diplomatica supportazione perché siete tornati forti e nel tempo avete già capito qual è la strategia vincente che vi porterà al successo. Cosa manca? E beh, l'amore che latita un po' dietro di voi proprio perché Venere, Marte e Luna vi potrebbero fare sentire esclusi da dinamiche affettive a cui non fate neanche voi granché per partecipare o per sentirne parte. Bilancia, splendida giornata oggi, appoggio planetario di Luna, Venere e Marte, ottimo per voi e soprattutto per rilanciare in amore dove finalmente un incontro fortunato sembra essere quello giusto. Smettetela di lottare e abbandonatevi all'amore, non dovete sempre cercare le garanzie prima, cercate di costruirle voi. Scorpione, la Luna oggi non vi fa un buon gioco, ma rimane il caldo appoggio del sole in amore, chiarimenti e soprattutto delle notizie che vi chiariscono la posizione della persona che vi interessa tanto. Sagittario, splendido trigono di Luna, Venere e Marte. Oggi potete di tutto in amore e soprattutto riprendervi quell'allegria e quel brio nella piacevolezza della passione che da tempo vi mancava. Oggi è una giornata splendida. Capricorno, inizia il sole a fare mancare le energie solari dall'opposizione. È probabile che vi sentirete stanchi o oberati da mille direzioni, ma è sempre la condizione in cui renderete al meglio e lo dimostrerete anche oggi, sia al lavoro che in amore. Acquario, Luna, Venere e Marte in opposizione. Beh, certamente, se già di base non ne volete sentire di amore, beh, oggi è una giornata che vi renderà assolutamente inafferrabili, però cederete in serata al bisogno di attenzione di qualcuno. Pesci, oggi la giornata si presenta in fervido e coraggioso apporto del sole, soprattutto agendo su Saturno, dove un trigono verraglioso chiarisce una progettualità importante per la vostra vita e al lavoro, ambiti in cui potrebbero arrivare delle notizie molto, ma molto importanti. Cittadina vaticana e figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, Emanuela Orlandi, 15 anni, viene vista l'ultima volta a Roma il pomeriggio del 22 giugno 1983. È stata a scuola di musica, dove segue lezioni di canto, corale e pianoforte. All'uscita chiama a casa da un telefono pubblico per parlare con la madre, ma le risponde la sorella. Poi il buio, di lei si perde ogni traccia. Inchieste giornalistiche, giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato e Vaticano, non sono però riuscite a fare piena luce sulla sua sparizione. Le indagini sono ancora aperte su quello che rimane uno dei più grandi casi irrisolti della storia repubblicana. Il proverbio inglese Curiosity killed the cat, tradotto in italiano come la curiosità uccise il gatto, ci ricorda che a volte è meglio evitare di intrometterci in questioni che non ci riguardano direttamente. Beh, in italiano abbiamo un proverbio simile che ha come protagonista ancora una volta un gatto. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Questa espressione indica che chiunque compie un'azione che cerca di tenere nascosta, alla fine rischia di lasciare tracce evidenti. Non sapete cosa fare? Beh, allora date un'occhiata a Sicilia Play, il nostro canale YouTube, in cui potrete trovare tutte le puntate, contenuti extra e tanto altro. Ha contribuito alla creazione del dizionario di lingua inglese, uno dei più importanti al mondo. Stiamo parlando di William Chester Minor. Nonostante il suo lavoro impeccabile per oltre 20 anni, nessuno l'aveva mai incontrato di persona. Tutti lo immaginavano come un colto medico appassionato di libri. In realtà era internato in un ospedale psichiatrico. Minor soffriva di schizofrenia e aveva commesso un omicidio molti anni prima. Questa incredibile storia è stata raccontata nel film Il professore e il pazzo nel 2019 con Sean Penn e Mel Gibson nei ruoli principali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Quando ti trovi d'accordo con la maggioranza, è il momento di fermarti e riflettere. Arrivederci e a domani, buona giornata dalla vostra Naomi.